Pace e bene a tutti, oggi 12 maggio ricordiamo San Leopoldo Mandic. Ascoltiamo. Deodato nasce il 12 maggio del 1866 in Dalmazia, da famiglia benestante. Un dissesto finanziario cambiò la condizione economica della famiglia, ma non cambiò la loro salda fede. Da quando fece la prima comunione, Deodato attinse nell'Eucaristia la forza necessaria per correggere i propri difetti. Era infatti un ragazzo suscettibile con un temperamento focoso. La preghiera lo aiutò a diventare dolce e paziente. Consacrandosi a Dio, il suo obiettivo era quello di ritornare all'unità cattolica degli orientali separati dalla Chiesa romana. Questo suo desiderio però non si realizza perché nei monasteri, dove viene assegnato, gli vengono affidati altri incarichi. Venne ammesso al noviziato nel convento di Bassano del Grappa, dove, il 20 aprile del 1844, prende il nome di Leopoldo e il 20 settembre del 1890 diviene sacerdote. Sperò di partire missionario, ma la sua salute, troppo gracile, non glielo permise. Accettò con fede la sua limitatezza e ubbidì. Si occupò anche di vari lavori manuali per la manutenzione delle case in cui risiedeva. In prospettiva delle missioni, perfezionò gli studi di scienze sacre e di lingue orientali, quali il greco moderno, il croato, lo sloveno ed il serbo. Nel 1897 venne nominato superiore del convento dei Cappuccini di Zara e questo gli permise di avvicinarlo all'Oriente. Il porto dalmata gli permetteva di avvicinare molti marinai e commercianti che inconsapevolmente incontravano l'apostolato di Fra Leopoldo. Non appena arrivava un battello, correva ad accogliere gli stranieri, ad augurare il benvenuto e a conoscerli. Lo straniero, felice di incontrare un volto amico in terra straniera, era lieto di intrattenersi col santo, il quale, con molta discrezione, informandosi sul loro mestiere, sulla famiglia, sulla religione, affrontava il tema che tanto gli era a cuore, la conoscenza della vera religione e l'adesione alla fede cattolica. Il seme è seminato, il grano germoglierà quando Dio vorrà. Si dedicò soprattutto al ministero della confessione e in particolare alla confessione di altri sacerdoti. Continuerà a svolgere questo compito anche a Padova, dove verrà trasferito nel 1906 e dove vi rimarrà per quasi tutto il resto della vita. Il ministero del sacramento della riconciliazione era per lui una dura penitenza. Lo esercitava in una piccola stanza che non aveva né aria né luce, un forno d'estate, una ghiacciaia d'inverno. Vi rimaneva chiuso da 10 a 15 ore al giorno. Un giorno un confratello gli chiese: «Come fai a resistere tanto a lungo nel confessionale?» E lui, col sorriso, rispose: «È la mia vita, capisci?» Veniva apprezzato soprattutto per la sua straordinaria mitezza, che metteva a disposizione del penitente per farlo sentire a proprio agio e ispirargli fiducia. Padre Leopoldo voleva suscitare nell'uomo la contrizione, il dolore dell'animo al peccato commesso per non peccare più. Nell'inverno del 1941 i dolori allo stomaco divennero più forti e Padre Leopoldo dovette mettersi a letto. Questo non fermò il suo apostolato, che continuò fino al 30 luglio del 1942, quando, assalito da un violento malessere, perse i sensi e, ripresosi, ricevette l'estrema unzione. Ripeté le pie invocazioni e alle parole della Salve Regina, o Clemente, o Pietosa, o Dolce Vergine Maria, morì. La sua tomba, aperta dopo 24 anni, ne rivela il corpo completamente intatto. Venne beatificato da Papa Paolo VI il 2 maggio del 1976 e canonizzato da Papa Giovanni Paolo II il 14 ottobre del 1983.
Io ho un ricordo stupendo legato alla figura di San Leopoldo e anche a quella di Padre Pio, perché non so se ricordate, sono stati entrambi voluti i loro corpi a Roma, a San Pietro, da Papa Francesco in occasione del Giubileo della Misericordia. E sono stati presi proprio come esempi di due sacerdoti, confessori e padri nella misericordia. Ricordo Roma diversa rispetto al solito, ricordo fiumi di persone accorse e ricordo proprio questo desiderio che la Chiesa ha espresso di manifestare la vicinanza di Dio al popolo peccatore e di queste due vite stupende vissute dentro al confessionale, ascoltando le persone che avevano bisogno di rincontrare il Signore nella loro vita e il bisogno di lasciarsi alle spalle il male compiuto. È un bisogno che abbiamo tutti quanti, un bisogno che però ha un punto di partenza: riconoscere che siamo peccatori e che non facciamo tutto giusto nella nostra vita. È una consapevolezza che stiamo iniziando a perdere. Infatti, non so se vi capita, però molte confessioni sono del tipo: sì, ma padre, che ho fatto di male? Io così, non ho ucciso nessuno, non ho picchiato nessuno, non ho rubato. E qui si esaurisce il male che noi crediamo di poter fare nella nostra vita. L'esame di coscienza invece, se fatto in maniera molto molto profonda, inizia a rivelare tanti dei nostri comportamenti che andrebbero corretti perché feriscono le persone e feriscono noi stessi. Allora chiediamo a San Leopoldo, che era un padre di misericordia, proprio questa grande intercessione, quella di farci essere consapevoli che non siamo perfetti, che Dio ci aspetta per perdonarci, ma per farlo noi dobbiamo essere consapevoli delle piccole defezioni che commettiamo nella nostra vita. Allora, con il cuore veramente filiale, ci poniamo agli occhi del Signore e preghiamo. San Leopoldo, prega per noi.